I Classics Hamburg, Riecco e Lia Viviani. Bypassata la Vuelta a España, grande corsa a tappe da anni appannaggio degli scalatori piuttosto che dei velocisti, alcuni dei principali sprinter del panorama ciclistico internazionale si sono ritrovati ieri sulle strade di Amburgo, per disputare la Euro Eski Classics, classica di un giorno tradizionalmente in programma ad agosto, un tempo appuntamento imperdibile dell'estate delle due ruote, oggi unica prova tedesca World Tour del calendario UCI. A trionfare è stato l'azzurro Elia Viviani del Team Sky, che si è aggiudicato la prova grazie a una splendida volata, vinta davanti al francese Arnaud Demare, FD Illunga, e all'olandese Dylan Groenewegen, Lotto Jumbo. Nella top 10 anche altri nomi importanti, come il tedesco André Greipel, Lotto Soudal, il norvegese Alexander Kristoff, Katusha Alpecin. Fresco campione d'Europa Ironing, al photo finish proprio su Viviani, e il transalpino Nacer Bouhanni, Cofidis. Il podio della classica di Amburgo 2017. Fonte. L'edizione 2017 della classica di Amburgo è sostanzialmente pianeggiante, 217 km complessivi resi interessanti dalla tripla scalata del Vasseberg, strappo di 700 metri, sotto una pioggia incessante, che condiziona la corsa soprattutto nella prima parte. A tentare l'avventura sono inizialmente il polacco Kamil Maleki, CCC Sprandi, e il russo Nikolaj Trusov, Gazprom Rusvelo, che guadagnano anche oltre 5 minuti sul gruppo, prima di essere risucchiati dalle squadre dei velocisti. L'azzurro Moreno Moser, Astana, prova a inserirsi in fuga, ma il suo tentativo è destinato a fallire, per un finale che si caratterizza per scatti e controscatti, tra cui i più significativi sono quelli del trio composto da Sylvain Dillet, BMC Racing Team, Truls Kohrseit, Astana, e Patrick Stoss, CCC Sprandi Polkovice, tutti ripresi ai piedi delle rampe del Vasseberg. Non servono a evitare una volata di gruppo gli allunghi di Sonny Colbrelli, Bahrain Merida, e Greg Van Avermaet, BMC, perché il team Sunweb conduce tutto il plotone compatto sino all'ultimo chilometro. Lo sprint è tutto dell'italiano Elia Viviani, che di forza batte Arnaud Demare, FD Illunga, e Dylan Groenewegen, Lotto Jumbo, prendendosi anche una piccola rivincita su Alexander Kristoff, Katusha Alpecin, che lo aveva beffato due settimane prima nella prova in linea di Ironing. Per l'azzurro del Team Sky si tratta del primo successo in una classica, avvenuto nei giorni del suo addio alla squadra britannica delle magliette nere. Viviani in 5 ore 15:51.